sa! Pensavi che ti andassi di buone? Tania? Diana? Mandi ad occhi, eccomi qua senza trucco e parrucco, grazie di essere qua. Grazie. Applauso. Ho i catine. La terrone che ti avevi assuste. Mi ha accusato di aver intasato il web. E vabbè, clamarai l'idraulico, cosa devo dire? Sei virale come l'epatite, mi hanno detto, grazie. Allora io, perché laterone qui che avevi assusto? Perché non sono friulana, faccio finta, io sono, vengo dalla Basilicata, voi sapete dove si trova la Basilicata? Tra la Valle d'Aosta e la Calabria, là in mezzo. Sono 22 anni che sono qua in Friuli e ancora mi chiedono, anche gente che conosco, Catina, di tu la sei, tu che nome visi? Sei tu pugliese, abruzzese, calabrese, molisana, ci girano intorno. L'altra volta un mio cliente parlava di me con sua moglie e diceva, lei ha tu sentito a fare teatro? Ieri ha imparato il furlan così bene che non si sente per lui è l'accento sardo. Giuro, non è battuto. E dite, ma per forza che non si sente, io sono lucana. E la moglie ha detto, ah, di Luca! Non è una mia battuta, c'è gente che pensa ancora che i lucani vengano da Lucca. D'altronde anche Cristo si è fermato a Eboli, di più giù non c'è andato, ha lanciato una moda. A noi ci ignorano tutti e noi ci ignoriamo quasi da soli. Una volta mio nonno gli hanno chiesto, lei è lucano? Mio nonno ha risposto, no, lucano è dalla cuccia, io sono padrone. Cosa vuoi? È così, non c'è lavoro lì, lavoro nero, si va, si prende la valigia, si parte. Io sono venuta qua, ma non ero diretta qua, Io volevo andare a Helsinki, in Finlandia. Volevo andare più a nord possibile per poter chiamare Terroni tutti quanti. Ma il destino ci si è messo in mezzo, il treno a Udine ha sbusato e io ero andata a bere un caffè, sono stata presa a lavorare così, ipso facto, mi hanno visto con la valigia, mi ha detto sei assunta. Come assunta? Non vi va bene Caterina? Io pensavo che fosse per noi, è solo un nome assunta. Se tu chiedi da me di essere assunta, ti dicono assunta, e chi si la Maronna? È il nome della Madonna, l'Assunzione è una festa religiosa, si festeggia il 15 agosto e basta, il resto dell'anno è in nero. E così me mi hanno assunta, poi sono rimasta qua e mi sono integrata perfettamente, anche masse. Sì, perché adesso lavoro come un musso. Che qua si lavora, non è che si fa finta. Sono diversamente astemia, che qua non si può, avere. Se hai questo problema i friulani ti aiutano a superarlo. Ti stanno vicino, no? Oban, salute. Leggo solo il Messaggero Veneto. Comincio dalla pagina dei morti, come tutti. Ho preso la cervicale, che qua è come prendere la cittadinanza. Io non sapevo neanche cosa fosse, sembra che qua se non hai la cervicale non sei nessuno, non puoi neanche circolare. L'ho presa. E poi ho imparato perfettamente il friulano. Ho imparato talmente bene che se non lo dissi io nessuno si visa con sei terone. Ho cominciato perfino a fare teatro in friulano, che quando mi ha sentita la prima volta mia madre mi ha detto, figlia mia, che ti hanno fatto una fattura? Non quelle, non le fatture con l'IVA, non le fatture, le fanno solo le fattucchiere. E lei aveva già preso appuntamento per farmela togliere, che è una cosa che si può fare anche a distanza. Gli ho detto, mamma, è friulano, non ho bisogno dell'esorcista. E così sono rimasta qua e sono 22 anni che sono qua, ho imparato, ho cominciato qua, alla taverna di Coloredo. Il mio primo lavoro è stato qua e è stato come fare scuola guida su una Ferrari, così, perché è una Ferrari, però se impari a guidare con quella poi vai dove vuoi. Adesso ho un lavoro, lavoro nelle istituzioni, lavoro in bar. Ma in Friuli il bar è un'istituzione, Oban lo sa.
sto qua, dice, mi dicono, e per me il bar è stata una scuola, anzi un'università, mi dicono, Catina, ci mi hai fatto imparare a furlan così bene, hai fatto una scuola, un corso, hai fatto... Ma una scuola migliore del bar, dov'è? Per imparare friulano in tutte le sue sfumature, che sono molte più di 50, fatemelo dire. Basta spostarsi di poco, ecco, la chiase, la chiase, tu ses, tu sos, lago freschio. Io quelli di Buia, per esempio, li riconosco perché hanno la S molto arrotondata, ossia, non è possibile, dicono. Che tu sei discorsi stupidi. Quelli di Gemona mettono la I dappertutto. C'è qualcuno di Gemona qua? I ai freit. Ti fa savei, mandi. Mettono la I dappertutto. Poi ci sono i carnici. Come li riconosciamo i carnici? Dalla D di Domodossola. E il brodo di Dado. E la Macedonia. Io ho sentito una volta un carnico, un insulto, dal carnico al friulano, che me lo sono scritto di tanto simpatico che è. Aspetta un momento, dopo si vi ho detto. Fermi. Dopo, come occhio cario e dopo guardi. Gli ha detto il carnico al friulano, gli ha detto, tasto po' che tu sei su un 0432, gli ha detto. Hai un numero in meno. Bellissimo, bellissimo. E dopo sono quelli di Artegna che parlano come Lino Banfi. Avete preso? O sei letta all'ospedale, ma c'è costevi me. Parlano così. Vino di Leo, vino di Steccia, vino di Fe. A me all'inizio mi sembrava di essere a Bari. C'era un signore di Bari prima, no? Vino di Leo. Così. Adesso io mi accorgo di vari paesi, ma quando sono venuta qua io non capivo niente. A parte Mandi e Cumbini, in mezzo niente, una beata minchia, era tutto un intercalare, bom, bing, bamo, cepo. Questo bom che voi lo mettete dappertutto nella frase anche 20 volte, all'inizio della frase, alla fine, nel mezzo, di solito bom comincia la frase, bom bom la finisce. Ma si comincia col bom bom di solito. E in mezzo tutti i bom di questo mondo, perfino un teatro a Colugna l'hanno chiamato bom. Forse non sapevano come chiamarlo. Bom, allora è bom, bom. Poi c'è il ben. Po' ben. Po' ben bom. C'è. Po'. C'è po'. Ma no, appo, no, po. Ma sumo, su, su, po, dai, po, su, po, dai, po. Ma vamo, va sull'ostia, va. Così lo slang si conclude così. Poi c'erano queste parole belle, ninin, c'era ninin che mi piaceva tanto. Chi ha letto ninin, Cale? Tu sei sta ninin, sa tu. Allora dicevo, ninin vuol dire carino, no? E poi sentivo, passami un ninin di pan. Va un ninin più in là. Allora ninin vuol dire anche poco. Ma poco, non si diceva anche un tic? Sì, a volte però si unisce un tic, un ninin e ne viene fuori un tininin. Poco, poco, poco. Perché si uniscono le parole? Perché non si ha qua in Friuli tempo da perdere. Deve andare a lavorare. Allora è sempre breve. Anche nel saluto, è breve e conciso, mica come noi meridionali che noi... ciao, come stai mamma, come stai sorato, tutta la cronostoria, un quarto d'ora per salutarci. Il friulano racchiude tutto in una parola solo. C'è mood. Breve la domanda, esige una risposta altrettanto breve della serie. Fa le curte, poi di lavoro. E difatti le risposte sono tutte anche brevi. C'è mood, some. Oppure vonde, che poi è vonde ben o vonde mal, si va per deduzione. Dice vonde. Poi c'è un'altra sfumatura di saluto. Allora si risponde ca. È vero? Ca. Poi c'è un'altra. C'è muzzino, ben. Basta. Se un giorno hai voglia di parlare tantissimo, dici vonde ben, due parole, però poi basta. Perché se ti azzardi a dire tan ben che mai, ti fanno l'antidoping. C'è qualcosa che non va.
E se dici mai così tambien ti ricoverano direttamente. Parli troppo. Bisogna essere brevi, tranne un'eccezione, sul sì e sul no. Lì noi meridionali diventiamo sintetici, no? Per dire sì facciamo così, per dire no diciamo no. E invece friulano si dilunga. Sì, sì, ve, no, ve. Poi sì, sì. Poi no, no. Lo rinforza, cioè no vuol dire proprio no. A meno che tu non cambi la posizione del po, e c'è po sì, po e po no, po, che ribaltano di nuovo la situazione. Po sì, po nega. E po no, po conferma. Io ho pai sempre io di bevi. E po sì, po, io ho pati io. Oppure, non tu pai mai di bevi. Ah, po no, po, lui ha pati. Quindi, po sì, po vuol dire no. E po no, po vuol dire sì. Come il referendum. E infatti qua, in Friuli, al referendum si vota po sì, po e po no, po. Ormai è stabilito dalla Corte Costituzionale. Ma questa è un'eccezione. Di solito si è brevi, si racchiude in una parolina tutto un concetto. Per dire una cosa fatta veloce si dice tic e tac. Qualcosa fatta con difficoltà si dice, c'era anche la canzone prima, cif e ciaf. Qualcosa fatta con difficoltà o di riff, no, qualcosa che in qualche modo si farà, o di riff o di raff. Che spesso si accoppia con sicumbine. E quando una cosa è bella, come questa manifestazione bellissima, al che c'è? Or serio se arrivate cif e ciaf a fa di cena? Però in mi tutsudo ius in fonget, tic e tac, mi son vignus al che c'è. Pio tu o di riff o di raff, sicumbine. Sicumbine tu. Il tedesco, per dire fichi freschi e funghi marci, in friulano si dice fis fresks e funks fries. È proprio tedesco, non potete negare. Poi c'è l'inglese, il più famoso è questo my very way, no? Che si usa in tutte le osterie. Mai bicchiere vuoto, my very way. Però poi per dire esco o yes, andate light, faccio quello che voglio, faccia away. Altro che il cibo take away, ce l'hanno copiato i friulani, cibo take away. E poi ho scoperto che c'è anche il portoghese, il brasiliano nel friulano, c'è sao. E non so, per dire quanto devo pagare, troppo di paia. Ci metti sotto un samba, c'è sao, non so, troppo di paia. E vai a Rio di Janeiro. È vero, eh? Usciamo dall'Europa, il cinese, sapete quanto cinese c'è nel friulano? Io ero ospite a Gonars, facevo la scuola, Gonars Coloreto. E lei lì, sapete come parlano? Parlavano di una festa. Nan chun chan, mi ha detto. Io poi appena arrivata, capite? Poi un giorno siamo andati al mercato a prendere l'aglio, il giapponese, e l'abbiamo già visto, so yo, siamo andati a prendere l'aglio. Il discorso era, hai aglio? No, aglio non ne ho. Ho tutto ma non aglio. Era, a tu hai? No, hai non dai. O I don't ma no hai. Ho detto, ma cos'è? L'arabo. Dicono che noi parliamo arabo, è vero? Se c'è una mascia, se non c'è una mascia, non ci siamo scendo, dov'è il barese? Ecco. Ma qua neanche non si scherza, velu li calè. La isola, cui calè di la calù. L'Africa, noi siamo africani perché siamo vicino all'Africa, d'accordo? Ma Utu o no Utu? Non è africano questo. È Swahili puro questo qua. Il russo, mi ha detto una signora che marito in russo si dice mus. Moi mus, mio marito. Beh, anche mi alzo dal letto, mi alzo. O ievi dal iette russo, eh?
Poi c'è la lingua Pash, che l'abbiamo già vista, eccola qui, Kikeye. Poi per dire la porta cigola e la cagna abbaia, lascia che abbaia. La puerta è wicker, la chice è wacker, lascia che wacky, a uke. Pash, eh? Non so, ci sono delle cose che io, non so, ha detto l'altra sera una signora, devo lasciarglieli a lei, o hai di lasciare a lei? Vieni su tu, o vengo giù io? Metto su tu o vengo giù io? Mamma mia! E poi per dire una... Ah, poi ho scoperto un'altra cosa. Il complesso di Edipo in friulano, c'è anche quello. In friulano è Edipo, c'è complessato. Edipo, per iniziare una conversazione, Edipo, altro che complesso di Edipo. Dopo mai. E poi c'è una lingua che io non capisco da dove viene, che per dire a una persona che si chiama Valentino, tu Valentino, tienitene uno tu intanto e taglia un pezzetto per il gatto. Chiama Valentino tu che ridi così tanto. Si dice, Toti, tenti tu intanto e taglia un tipo di paltui. Quando l'ho detto a mia madre. Mia madre ha detto, figlia mia, ma dove sei capitata? Che poi quando, spostando Ting in fondo alla frase, mettendo prima intanto, dici, tienitene intanto uno tu, Valentino, viene molto più musicale, viene, tenti intanto un tu, Ting, e tanto col partui. Ancora più bello, ancora più bello. Complimenti, è una lingua bellissima. Io però ho detto troppe lingue in uno, non ce la farò mai. E invece poi ho imparato, grazie anche al bar, ho imparato che il Thai non è una disciplina orientale. E che la chiamese soppressata non è un salume. È la camicia stirata. Qua la camicia si soppressa e la soppressa si mangia. Compra la frutta. Tu vieni da fuori e dici compra la frutta. Non vuol dire comprare la frutta, vuol dire partorire la bambina. Poi i bambini mica si partoriscono, si comprano. Allora frutta vuol dire bambina. E come dite frutta? Pomis? Ma pomis non sono mele? No, che io sono i meloni. Ah, bonbon. Tutto è trappole, no? Tu pensi che significa una cosa e invece un'altra. Fiori, rosis. Rose, garofui. E i garofani, santa pazienza, sclapon! Com'è possibile? Si parte dal fiore e si arriva all'arma. La sclopa è un'arma. Come fa lo sclopon ad essere un fiore? Dice, e ven la Madonna a cena a chiesa me. Addirittura! Queste amicizie così in alto hai, io. E mi ha spiegato la Madonna e la suocera, io ho spiegato a mia madre, la Madonna e sua suocera, si è sposata con Gesù! Come noi, uno che viene da fuori non può... E a proposito di suocera, brut, al maschile vuol dire brodo, c'è mut, piove che arda al brut, brodo. Al femminile vuol dire nuora, se la nuora ha fatto il brodo, le brute ha fatto il brut. E alla Madonna il bruti plus, ma le brut non la digerisce tanto. Per dire, ecco, la parola tipo barbe, al maschile vuol dire zio, al femminile vuol dire barba. Quindi lo zio con la, il barbe con la barba non è lo zio con la zia, è lo zio con la barba. Ma allora zia, come dite zia? Gnagne. Gnagne? E poi noi parliamo strano. E poi se una persona è poco sveglia e dice gnogne. Se la zia è poco sveglia, la gnagne è gnogne. E gli sta feagne. Ma dai, dai, e poi siamo noi che parliamo strano. È pieno di trappole, tu non sai. Fra la nole e la coccule, qual è la noce, qual è la nocciola?
facile, la nuvola e la noce. No! La nuvola e la nocciola, la coccola e la noce, ma c'è mu. E poi sono le trappole a sfondo erotico che non vi dico. Anzi, ve lo dico. Tipo Artin alla Sagra dei Croz. E io pensavo che mi portassero in un campo nudisti. Mi dica, Croz vuol dire nudi? Mi portano in un posto dove mangiavano le rane. Tutti vestiti, che delusione! Poi c'è un modo, un'espressione qua in Friuli, che per dire io pensavo di spendere di più, ho speso di meno, mi sono insuiate con poco. E questa mia amica mi ha detto, mi sono insuiate con 50 euro. Scusa, ma io... Io gli ho detto, ma non avevi un asciugamano? E poi una volta ho sentito due uomini nel bar che parlavano che io, Mimi Plastante, la su parlaca le Plendi Trois. Sua moglie era lì vicino. Io ho detto, qua adesso una tragedia familiare, non ce la toglie nessuno. E invece parlavano di sentieri. I sentieri sono i Trois. Un troiotto, un sentiero piccolo, un troiotto. Ma cosa gli diciamo un sentiero grande allora? Non lo diciamo per rispetto dei bambini, ma si sì, capisce. E finiamo in bellezza, finiamo con questa parola meravigliosa, la biga. Che in tutto il resto dell'Italia e del mondo intero è la carrozza su cui andavano in giro gli antichi romani. Piero Angela ce lo dice da anni a Superquark. Ma noi dobbiamo spiegargli a Piero Angela che in Friuli la biga è tutta un'altra cosa. Che non si può dire che l'imperatore è andato a prendere l'imperatrice e l'ha fatta salire sulla sua biga. Non si può. Magari appena immatricolata, nuova fiammante, non si può. Adesso loro si vantano laggiù che hanno le bighe elettriche. La biga elettrica, un friulano, va a cercare la sexy shop. Diretto. E speriamo con queste mode che non si inventino un biga raduno. Oppure la esposizione delle bighe d'epoca, sai come fanno adesso? E mai guai dire a un friulano che esiste un reato, il reato di bigamia. Guai, perché lui da buon friulano ti risponde, c'è robe, reato. Io con la biga mia faccio come vuoi. Grazie.